Ciao a tutti, bentornati. Oggi proviamo il team che ha fatto il primo posto a Dallas contro il team dello scorso video di Chupacross, che in realtà, tra parentesi, gli è stato passato da Simone Sanvito e poi comunque è stato modificato da Chupa prima del torneo. Questo team molto solido, Tyranitar Lifeorb, Trick Room Porygon, Assault Vest Landorus, Amoongus con Klasmog, Tapu Koko Z, mentre i dubbi sono sul set Charizard. In questo momento lo sto giocando full speed, full attacco speciale per gli Zapdos, per le Spittai senza Tailwind, e sto riscontrando comunque una determinata difficoltà nel gestire la speed control senza utilizzare Porygon, ovviamente. Quindi non so se è bulky per reggere Rock Slide e approfittare di Trick Room di Porygon, oppure se è speed con Tailwind. Insomma, non ho ancora informazioni, devo ancora guardare il video. Però comunque come team funziona molto bene. Spero vi piaccia e ve lo faccio vedere immediatamente. Cresselia, Yatran, Landorus, Tapu Koko, Jengar e Kommo. Quindi diciamo che è il classico Jengar Trap, Kommo. Quindi potrebbe partire tranquillamente con Lando Tapu Koko. Direi che comunque, ad eccezione di Como, Landorus è un ottimo leading per tutti. Poi mi devo portare sì, forse Tapu Koko. Ok, sì, Tapu Koko. Charizard e Porygon. Facciamo Konokov su Cresselia. E Volt Switch, perché no? Vorrei proprio vedere che il suo Koko se ne vada. Volt Switch. Ok. Noi possiamo buttare tranquillamente Porygon che minaccia Lando. Buono. Possiamo Knokoffare e Ice Beam a sinistra. Di solito è un Assault Vest Lando. Dovrebbe essere un'ottima mossa anche se switchasse. Cresselia non può più recuperare vita. Devo solo stare attento a non farmi abusare. Ok. U-turn. Tutta sta fatica per fare U-turn. Noi facciamo terremoto e fulmine. In questa maniera, poi ricominaccio Cresselia. Landorus è capace di fare terremoto. Yatran, a meno che non sia Zetium. Ok, ottimo. Ma ancora con Koff a destra, anzi, con Koff a sinistra, Ice Beam a sinistra. L'ultimo turno della Trick Room ce lo teniamo per fare una recover. Quel Cresselia dovrebbe essere abbastanza morto. Questo tizio continua a scrivermi robe in giapponese che io non capisco. Ancora. Forfè, probabilmente mi stava insultando, credo. Ok. Abbiamo raggiunto i 1700, proviamo il secondo match. Sto imparando pian piano a usarlo sempre meglio questo team. Ecco, questo è un gran matchup. Se non sculo, solitamente è difficile vincere contro questi. Ok, solitamente contro questi team la lead che ho visto è Charlando. Non so se portarmi. Sì, Porygon 2 e Tyranitar, credo. Dovrebbero essere quelli da portare. Anche se forse una Mungus avrebbe fatto il suo. Ok, Scarf Lando.
Knockoff a destra, Overhit a sinistra, sperando che non ci flinci. Anche se è probabile che T1 quell'Andorus faccia U-turn, perché tutti l'Andorus T1 Scarf fanno U-turn. Esatto. Ottima mossa, perché comunque mi ha tolto la kill. Ottima mossa davvero. Facciamo super power 8 wave. Non siamo più veloci però di quel Tyranitar. Spammiamo una 8 wave per, non lo so, spreadare un po' i danni. Non ha mega voluto. Facciamo Trick Room. Mettiamo il nostro Tyranitar. Siamo in difficoltà immensa. Speravo di poter fare la kill sull'Ele, invece quella Z su Lando mi ha fatto davvero male. Rockslide, speriamo di non flinciare. Ottimo. Ice Beam, Rockslide, sperando di non missare. Lui ha Tyranitar, Landorus. Tapulele non ha mega voluto. Ci può stare che abbia Metagross. Lui con l'Andorus ora lo switch. Gastron, malissimo. E non l'abbiamo preso. Ok. Ora rientrerà un Tyranitar. Ok, e spimmiamo Gastrodon. Intimidiamo l'Andorus. È probabile che switchi in Tyranitar quell'Andorus, credo per perdere tempo, esatto. Gli devo portare in range Gastrodon. Se l'avessi preso con Rockslide a quest'ora sarebbe in grado. Di morire di Ice Beam di Porygon 2. E invece per un 6%. Posso fare recover. E Earthquake, sacrifichiamo Andorus. Earth Power. Il nostro Andorus lento ci ha ben salvati. Alla grande anche. Quindi facciamo Ice Beam sull'Andorus Scarf, Low Kick su quel Tyranitar che dovrebbe avere Rock Slide, Crunch e Dragon Dance. Non dovrebbe seccarmi Tyranitar con Low Kick. Se lo facesse, Porygon potrebbe comunque vincere l'uno contro uno, ma non ha comunque Low Kick perché è mega. Credo che il nostro avversario stia installando o pensando all'ultima, quel last final effort. Mettiamo il timer. Ok, Protect. Morto l'Andorus. Trick Room, Low Kick, dovrebbe andare. Super Power. Ok, devo fare recover sperando di non morire da super power. Ottimo. Rifaccio recover. Se mi critta mi distrugge. Ok. Adesso finita la sabbia, lo spimmiamo e speriamo di ucciderlo. Ok,
Adesso lui può proteggere, quindi recuperiamo. Speriamo che non ci critti ulteriormente. Ah, forse devo fare Protect con Tyranitar e non rischiare questa situazione. Ma mi critta sicuramente. Non so perché ha fallito Superpower. Ah, perché non può scendere più. Ok. Ah, good game, spero che il team vi sia piaciuto. Ovviamente l'ETT del team e quindi tutta la sua costruzione, le MIVs, le trovate qua sotto sul mio Patreon. Ormai siamo a un bel po' di team fatti e analizzati, quindi vi consiglio di dare un'occhiata. E niente, alla prossima.